a te, a tutti ciao e benvenuti ai giochini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 35 like per questo nuovo video. Quest'oggi incominciamo subito con Connor. Ragazzi, dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un'esperienza estremamente orripilante con Karen Delis, andiamo. Ok, 6 novembre, ancora 6 novembre, sono 19.51. Ok, Connor, ti sei portato appresso, cos'è, un ombrello? Siamo qui per trovare Amanda di nuovo. Io direi di guardarci un attimo intorno, perché qualcuno di voi mi aveva detto di trovare qualcosa una volta che saremo venuti qua da Amanda, trovare una specie di oggetto, non so che roba, per cui direi di guardarci un attimino intorno. Ah, aspettate, forse ho trovato qualcosa. Questo è l'oggetto di cui qualcuno di voi mi aveva parlato. Vediamo un po'. Tocca, ok. Wow, c'è la forma di una mano, Connor. Mettici la tua. Oh! Che farà mai sta a fare? Non lo so. Connor, perché non interagisci un pochettino di più? Io non so. No, ragazzi, non mi lascia fare più niente con questo affare. Va bene, ok. Il tutto è veramente molto, molto strano e sospetto. Non vedo altri oggetti tipo luminescenti qua intorno, per cui direi di non perdere più tempo e andiamo da Amanda, che si sta inzuppando, insomma sta aspettando che arriviamo noi col nostro ombrello mentre facciamo i nostri cavolacci. Eccomi Amanda, non temere. Sono arrivata. Salve Amanda. E Connor? Sì? Ti stavo aspettando. Ok. Ti va di fare due passi? Certo, che domande. Ti copro io col mio fantastico ombrello, guarda, tac, minchia, gigante. E che cosa vorresti dirmi, di che vuoi parlare? Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. Grazie, ricordamelo. Che palle, spiega. I devianti sono irrazionali. Che cavolo. Anticiparne il comportamento è difficile. Ma dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Oddio, c'era il diario? Diario? Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Siga. Che altro? Le scritte sui muri? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Già. C'è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Sì, Amanda, sì. Ricordamelo, continua a girare il dito nella piaga. Meglio, stiamo diventando amici. È positivo. Sta migliorando. Riesco a capirlo meglio e si sta abituando alla mia presenza. Diventeremo grandi amici. Su questo non c'è dubbio. Che passa? Che c'è? Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Ah, pensavo se ne fossero già accorti. A tutti i costi. Lo so, io ci riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Ok, però non essere così severa. Dai, io sto dando il mio massimo, ce la sto mettendo tutta, non farmi sentire una merda. Ah, mannaggia la pupazza, mannaggia. Non so ragazzi se prima o poi Connor anche diventerà un deviante, ma non credo. Sarebbe un momento fighissimo sicuramente da vivere. Sì, grazie, arrivederci, minchia, manco la levetta in giù, ma che cavolo. Ecco, sei cordiale con me, eh? Cerca il tenente Anderson, sicuramente. Arrivo subito, Hank. Ti sono mancato, Hank. Tu mi sei mancato tantissimo, Hank. Bussiamo. Tenente Anderson. Ah, è casa sua direttamente. Tenente, è qui? C'è nessuno? Io? Oh merda, non è che gli è successo qualcosa, no? Ya, basta. No, direi che non ci verrà ad aprire la porta. Io spero che non gli sia successo niente, sinceramente, ragazzi, eh. Ah, lì c'è il suo cane. Ci ricordiamo che avevamo visto che aveva un cane.
Tenente, però, cioè, che cavolo, se qualcuno le bussa alla porta o le suona in maniera insistente, potrebbe, insomma, venire ad aprire... Oh! Oddio, no! Tenente Anderson! Oddio, no, sta male! Che è successo? Che è successo? Vai, vai, vai! Piano! Ah! Sumo! Siamo amici! Vero? Ah, oh, ma non è cattivo. Devo salvare il tuo padrone. No, non è cattivo. Oddio, raga, che gli sarà successo? Avrà bevuto troppo? Ah, minchia. Mi sa di sì. Minchia, mi hai fatto prendere un colpo. Hank, sveglia. Indizi da analizzare. Questo è sicuramente l'indizio. Scotch whisky, minchia, 40 gradi. Porca vacca. Hank! Tracce di alcol, ovviamente. Qui anche tracce di alcol. Cuore, leggera aritmia, nessun segno di trauma. Ok, madonna, ragazzi, analizza anche dentro. Una cosa pazzesca questa. E questo? Un proiettile. Che caspita facevi? Tenente? Sospetto come etilico. Oddio no, ti prego. Svegliati, Hank! Hank! Si svegli, tenente. Oh, ci sei, ci sei? Ci sei? Sono io, Connor. Minchia. Dovrò farla riprendere, per il suo bene. Ma l'avverto, lasciami stare, stupido androide. Oh. È sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Assolutamente. Non me ne vado, minchia, ti trovo svenuto. Che grazie faccio, in anticipo, scusa, per l'aiuto. Ehi, ti lascio fai? Qua. Levati dai coglioni. Madonna, raga, è messo molto male. È messo malissimo, cavolo. Porta anche nel pane. Che gli dobbiamo fare? Attacca! sì, sicuro. Bra. Che gli dobbiamo far fare? Una doccia. Un attacca, una doccia fredda, suppongo, no? Oddio. Cazzo, mi sento di merda. Ci credo. Se ti sei ubriacato da far schifo, come aspetti di sentirti? Minchia, avete visto come è rimasto attaccato al muro? Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Dai. Non mi muovo da qui. Non fare il difficile. Non fare il difficile, non sei un bambino, forza. Ma che cazzo stai facendo? Piano, piano. Non mi serve un bagno, grazie. Ah, oh, io direi di sì, invece. Via. Ma è per il suo bene. Io, cioè, da un lato è abbastanza... Oddio! Che odierà! Che odierà! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'è, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Dai, su. Ma non puoi lasciarmi in pace. Io direi razionale. Purtroppo no, non posso. Sono programmato per seguire questo caso e non senza di lei. Non me ne frega un cazzo del tuo caso, hai capito? Oh. Tenente, provi a riprendersi. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Oh, ma se non ti reggi in piedi... Ti devo aiutare. No, stuzzica. Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Saluto tutti gli iscritti di Giocherina, che so che vedranno questo momento magico del mio pene che cresce. Ok, riprendiamo. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ah, beh, meno male. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Ok, ci penso. Vado io però a prenderli. Ti dovresti dare un'asciugata, che cavolo, minchia sei zuppo. Magari è servito a qualcosa. Mizzica, che schifo, che roba. Fatemi sbirciare un po' in giro. Se posso sbirciare un po' in giro, vorrei sbirciare, sinceramente, ragazzi. Guarda in che condizione. Cioè, che tra l'altro pure la casa non è manco così tanto brutta effettivamente. Vabbè, qua non c'è niente, ragazzi, per cui. Cosa vuole indossare? Non rompere. Ma come non rompere? Oddio, no.
Hippie, righe e strisce. Cioè, si preannuncia bellissimo. Io direi hippie, vediamo che dice. Bellissima la camicia. Ti porto io i vestiti, Hank. Stai tranquillo, ci penso io. Sono io il tuo agente di moda. Ah, stai vomitando? Ovviamente. Tutto bene, Beh, tenente? direi di no. Sì. Alla grande. Mi piaceva Dammi qualche minuto, ok? Certo. Ci avrò un po' sto sbronza da record, ragazzi. Bene. Ok, io direi allora che è il caso di sbirciare davvero un po' in giro, ragazzi. Dov'è il cane? Sumo, sei qui? Sumo, amore! Che sei il cane più bello del Numerosi esperti mondo! vedono lo spettro di un terzo conflitto mondiale sempre più vicino. Piccolo, oddio, piccolo mica tanto. Sei enorme, peserai almeno 60 kg, ma sei un bravo cagnolone. Non avevo dubbi su questa cosa. Allora, io vorrei sbirciare un attimino di qua. Posso andare? No, verso il computer a quanto pare non posso. Va bene. Hank ama il jazz. Ok, cerchiamo di raccogliere più informazioni possibile, ragazzi, perché sembrerebbe essere l'unico modo per socializzare con lui. Autumn Blues, Michigan Brothers. Ok. Anche a me il jazz, questo sì, l'avevamo già capito, insomma, dalle foto. Sul muro, che altro posso vedere di qua? Facciamo un pochettino gli impiccioni. Allora, qua niente, di qua il computer posso, allora, sì? No, a quanto pare no, non c'è niente di interessante. Allora direi di andare a sbirciare un pochettino in cucina, che c'è un mezzo disastro, guarda che schifo. Anche come sempre, proprio ti occupi tantissimo, di sicuro ti occupi tantissimo della tua casa, no? Guarda un po' che roba, cibo mangiucchiato, residui di cibo cinese, che schifo. Qua c'è il cibo del cane, tutto mezzo distrutto. Come fai a prenderti cura di un cane? Non capisco. Esaminiamo la pistola. È un revolver. Oddio, non lo so, non dire niente, va. Lasciamo perdere. Non lo so, forse, oddio, a sto punto forse avrei potuto chiederlo, però non so, raga, non lo so. Fatto sta che cosa fa capire? Cioè che trovi un revolver con un solo colpo in mano ad uno che stava per andare in come tirico, tipo. Gli dovrò ripagare la Scusi finestra? per la finestra, tenente. Pensavo fosse in pericolo. Ovviamente la CyberLife pagherà i danni. Sicuramente. Puoi giurarci, io manderò il conto. Sicuramente, puoi stare tranquillo lì qua. Cosa c'è? Non posso entrare? No, non posso. Allora, posso sbirciare qualche altra roba qui nella sua camera? Questo giornale cosa dice? È tempo di staccare la spina, schermi e depressione. What the fuck? Recente studio condotto bla 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 ha messo in relazione il tempo che passiamo davanti agli schermi con l'elevata diffusione di antidepressivi. Da quando ci svegliamo a quando ci corichiamo siamo circondati da schermi. Troppa televisione non rende i nostri occhi quadrati, ovviamente, ma genera altre conseguenze nocive. Assolutamente vero, eh? Schermi e depressione, chissà perché. Vabbè, lasciamolo qua e vediamo se c'è qualche altra cosa da sbirciare qui. Non lo so. Qui niente di interessante. Qui. Oh! Tenente, come si sente? Si sente meglio? Fai il Amare! bravo, Sumo. Tornerò presto. Oh. Ma non ci pensi al tuo cane a ridurti così? Uffa. Poverino. Oh, ok, roulette russa. Eccoci qua, aspetta Hank, minchia, mi sono saltata pure tre cose mentre aspettavo Hank, che non ho capito dove diavolo fossero, però vabbè. Qua c'erano altre possibilità per quanto riguardava trovare il tenente, però vabbè, dai, l'importante è averlo completato. Continuiamo. Ok, adesso immagino che ci toccherà Marcus, ragazzi, sì. Siamo al molo, al porto, sono le 20:01, esattamente 10 minuti dopo l'episodio con Connor. Oddio, ho paura, raga. La situazione già sembra abbastanza ansiosa, ve lo dico. È una follia.
se ci beccano siamo morti. Dai, un po' di ottimismo, su, andrà tutto. Abbiamo benissimo. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Ok. Seguitemi. E tu come fai a sapere dov'è? Va bene, direi di seguirla, ragazzi. Ah, andrà tutto bene, coraggio. Vedrete che non succederà assolutamente niente. Facciamo attenzione a questo posto. Di sicuro nascondiamo. Scusate ragazzi, non so perché mi è saltata un attimo la schermata, non so, forse dipende da tutti i collegamenti che ho attivi, spero insomma che non succeda più niente di così grave. Dicevo, di sicuro questo posto nasconde molti più pericoli di quanto non sembri. Per cui non devono vederci, chi è che non deve vederci? Io intanto vado così molto scialla, molto tranquillo. Ok. North, mostraci un posto. Oh! Ah, oh, allora ci sono degli umani qui, cerco un'altra strada. Ok, calcola un altro percorso. Forza, Google Maps a te te fa un baffo, eh. Oh merda, adesso sì che comincia a diventare pericoloso, ragazzi, eh. Adesso comincia a diventare pericoloso come avevo immaginato, ovviamente. Per cui cerchiamo di stare attenti e concentrati, perché sicuramente presto ci servirà quick time event. Ok, io direi che continuo da questa parte. Forza e coraggio, Marcus. Spero veramente non ci becchi nessuno, perché sennò sarebbe un gran bel problema. Oh, è lì, forza. Continuiamo ragazzi, continuiamo. Coraggio. Oh, Marcus, madonna. Dove? Sì, segui North, direi. Oh, merda. Reggiti, Marcus, perché potrebbe essere un problema se tu cadessi. Ok. Eccoci qua. Oh. Dov'è Simon? Si chiamava l'altro, vero? Quello biondo? Non so, mi sa che ha preso un'altra strada, raga. Ok. Ci stiamo avvicinando, eccolo là. Più avanti, ci siamo quasi. Oh! Piano, con calma, non vogliamo di certo farci male, cavolo. Madonna. Oh! Oddio, raga. Minchia, una sequenza di azione pazzesca questa, eh. Ok, ci siamo. I magazzini della Cyberlight. Sì, siamo arrivati. Minchia, è scritto grosso così. Ah. Come facciamo? Neutralizza il drone. Come faccio? Scusa, Marcus, che prendi iniziativa senza prima consultarci. Ok, ragazzi, dobbiamo vedere un attimino che percorso fare per neutralizzare il drone, d'accordo? Sarebbe troppo in alto, niente da fare. Ok, quindi no, se gli salto no. Se li salto addosso ti individuerebbero, niente da fare. E se andassi di qua invece? Oh, uno. Dopodiché due. No, niente da fare, troppo in alto pure di qua. Per cui di qua invece. Oh, ecco fatto. Così sì, e poi tac. Sarebbe troppo lontano. No. E allora di qua. Ok, attendere e poi tac. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Così lo prendiamo dall'alto. Pronti all'azione. Pronti e concentrati. Ok. Beh, Marcus, siamo tutti con te. Tu sei l'atleta del gruppo. Ah, mazza. Ok, non ero pronta. Ecco perché poi succedono i casini. Perché magari non sono pronta. Sì, sto bene. A posto, grazie. Ben fatto, Marcus. Grazie, North. Che può succedere tra di noi? Portiamo via tutto. Ok. Recupera le parti di ricambio. Ispeziona le casse. Subitissimo. Vorrei ispezionarle effettivamente, ma. Ok. Così sì. Ah, tac. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, mi raccomando. Ok, questo è sangue blu, ragazzi. Che è quello che assolutamente ci serve prima di tutto il resto. Che fa North? Oh, salve. State violando una proprietà privata.
No. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. No, ti sbagli, amico. Informerò la sicurezza. No. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? Che devo fare? Oh, che devo fare? Prendi e nascondi. Sì, ma se voi potete fare le cose col cervello. Oh, ecco, ho avvisato la sicurezza. Porca vacca miseria. Adesso ci scopre. Trattieni. Vabbè, avrà avvisato comunque la sicurezza, ragazzi. A chi glielo impedisce? Se fa tutto mentalmente. Prima il drone e ora questo. Che fortuna. Cosa che succedono, amico? Ok, scusa se ti ho preso così violentemente, amico, ma era necessario. Che gli facciamo adesso a questo? Finiamo qui e andiamo. Ok, sì, rapidamente. Cercate le zampe blu. Ce ne serve ancora. Eccolo, ce l'ho, è qua. Madonna, raga. Anzi, di sicuro ci beccheranno, già me lo immagino, Avete preso tutto il possibile, ragazzi, avete riempito. Cerca nelle casse più grandi. Come faccio? Ah, ok, così, perfetto. Mizzica, questa è una cassa. Madonna. Pazzesco. Sblocca. Gne. Oh, ma che cazzo. Oh, ok. Minchia, non recepiva. E tac. Ok. Siamo i maghi proprio dell'antiburto. Oh, cosa c'è qua? Salve ragazzi! Perché mai non siete come noi? Non volete essere liberi? Oddio, liberali. Potete unirvi a noi. Ma non so se saranno con noi. No, forse avviseranno qualcuno, forse ho sbagliato. Ciao cara, perché mi guardi così male? Jericho, rispetto. Ok, Josh, siamo Simon. Si è sollevato tutto, ragazzi, per fortuna. Andiamocene, va. Ciao, ragazzi. Con voi. Davvero? Con loro non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi. Non lasciamolo qui. Oddio, no. Devo prendere io la decisione. È pericoloso. Ma perché no? Oddio, come faccio a prendere una decisione del genere? Che faccio? Non so che fare, non lo so veramente. Io direi che... accetta. Vengono con noi. Ecco. Ho appena sollevato tutto. Sono parti di ricambio. Davvero? Che vuoi dire? I camion. Perché si sono abbassate... Sono carichi di biocomponenti. Mizzica. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Oh, grande scoperta. Là sotto, nel posto di controllo, ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio. Davvero? Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion tra bocca di ricambi ce ne sarebbero per tutti. Infatti, non ci capiterà per tanto più tempo. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. Che cavolo, perché devo sempre decidere io? Recupera la chiave. State qui. Se non torno tra 10 minuti, andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Ok, almeno sei risollevato il parere di Norte nei nostri confronti. Ok, raga, è pericolosissima questa cosa. Però vabbè, ci proviamo. Cerchiamo di stare attentissimi, Sennò potrebbe essere un vero casino, cavolo. Oddio, no, di sicuro così ho messo. Oh porca. Minchia, quasi vi faccio vedere. Di sicuro così ho messo a rischio la vita di Marcus, Eccola lì. Ok, ho trovato la chiave, ma come caspita entro? Sistema le guardie. Oh merda. Ok, come le sistemo le guardie? No, serio.
Apri, oddio, veramente? Piano, piano. Ok, raga. Piano. Ok, dobbiamo trovare un modo. Dobbiamo trovare un modo per... Oddio, non lo so, raga, minacciare le guardie. Forse è l'unico modo, che dite? Non lo so, il fatto che dovrei provare... Dobbiamo prenderla. Dovrebbe aver già finito. Meglio qui che di pattuglia. Piano. Piano. Prendila. Forse è l'unico modo veloce. Oddio, spero di non stare facendo male. Datemi la chiave e nessuno si farà male, ragazzi, ok? Bravo, bravo. State tranquilli, non voglio fare del male a nessuno, va bene? Attento! Lo sapevo, cavolo, lo sapevo! Lo sapevo! Piano, piano, piano. Calma, calma e concentrazione, calma e concentrazione. Posso farlo, calcia. Posso farcela, cavolo, piano. Concentrazione, concentrazione, concentrazione. Attento! Cavolo, cavolo! Piano! Madonna, madonna, ragazzi, è difficilissimo, è difficile, è difficile, è difficile. Ok, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Senza casini, senza casini, nessuno si è fatto male. L'hai per presa? Fortuna. Sì, ce l'ho, ce l'ho! Bene. Conviene andarsene subito, però, eh? Subito, 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 andiamocene, ragazzi. Madonna. Presto, dentro. Madonna l'ansia, ragazzi. L'avete visto, ragazzi? Oh, ma perché è così difficile? Eppure premo sotto, eh. Oh, eccoci qua. Guida per uscire a bordo, oddio, veramente, figata. Andiamo. E come faccio ad uscire? No, seriamente. Di sicuro qualcuno ci intraccerà la via, raga. Dove cavolo vado? No, serio. Ah! Dove vai? Ok, stavo andando dalla parte sbagliata, forse. Ah, ok, di qua, perfetto. Oddio. Sono ancora svenuti, vero? Sì. Ce l'abbiamo fatta, raga. Andiamo, Marcus. Non hai fatto male a nessuno, sono solo svenuti. Ok. Ben fatto oggi, ragazzi. E abbiamo anche nuovi androidi. Abbiamo rubato un intero carico. Ci sono biocomponenti per tutti quanti. Sì. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Foto, chi si fa un selfie con me? Ammirazione. Nord amico. Ho scelto Jericho perché qui, qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Minchia, raga. Madonna. Brividi, brividi, brividi. Brividi amatibidi.
Quindi Marcus sarà a capo, ragazzi, della rivolta androide, a quanto pare. Oh, ci siamo lasciati indietro diverse cose. Segui North, vabbè, queste erano le scelte di movimento. Prendi l'androide e ti nascondi, vabbè, sì. Dopodiché qui c'erano altre possibilità, madonna ragazzi, altre, tantissime altre possibilità per la questione di prendere la chiave, eccetera, eccetera. Vabbè, direi di procedere. Adesso torneremo da Kara, immagino. 6 novembre. Ah no! Minchia, sono le 20:17 e siamo tornati da Connor e da Hank, ragazzi, già. Mi sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Allora, sicuro che il posto sia questo? Sì, è l'indirizzo nel rapporto. Non a sbagliarmi. Sono un androide. Ok, forza, andiamo. Cioè, dico io, se sai che poi stai male da morire, cioè che cavolo ti ubriachi a fare? Questo è il solito punto, ragazzi. È anche cordiale, insomma, siamo ancora lì lì. Niente da fare, ok. Siamo arrivati, oh, al Leiden Club, ragazzi, ammazza. Salve, agente. Gli androidi più sexy della città. Ammazza. Ecco perché hai insistito per venire qui. Ma che dici? Non è vero, ho insistito per venire qua perché c'è stato un omicidio, sembrerebbe. Madonna. Benvenuto al Leiden Club. E ciao. Salve, salve a tutti, ragazzi. Ok, poi oh. E come ti va? Eh? Che cazzo stai facendo? Niente, arrivo, niente, stavo soltanto dando uno sguardo. Ok, qualcuno non potrebbe dire a questi androidi di smetterla di ballare? Cioè, io qui non c'entro per niente. Sì, certo, certo. L'indagine prosegue, signore, ma al momento non posso dire. Ok, è qua che è successo il casino. Il tenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Oh, abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah sì? Sì. Ma sprecate solo tempo. Perché? Sono un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Che caspita ridi. Diamo comunque un'occhiata se non è un problema. Ovviamente non è un problema, allora, vero? Via, mamma. Cominciando a puzzare di alcol qui. Vabbè. Questo qua prima o poi lo legno, Ve lo dico, qua ve lo dico e qua ve lo ripeto. Prima o poi lo legno questo qua. Esamina la vittima, esamina l'androide. Ok, esaminiamo l'androide prima di... Ma cioè ragazzi, vi giuro che io faccio così. Minchia. Allora, diagnosi. Diagnosi? Ma che cavolo? Danni critici, biocomponente, danni critici. Ok. Analizza. Ma perché non... Cioè, raga, io vi giuro che faccio i movimenti. Non capisco. Oh, Connor, è davvero disgustoso. Ho capito. Potrei vomitare di nuovo. No, no, ti prego, non insozzare la scena del crimine. Sangue blu. Devo analizzare quello che vedo, no? Ok, niente, esaminiamo la vittima o diamo un attimo uno sguardo pure di qua. Vediamo se possiamo analizzare qualche altra cosa, ragazzi. Ok, qua non c'è niente, qua. Insomma, cose da bere, niente di che. Va bene, analizziamo la vittima, raga. Vediamo un po' cosa ci dice Connor. Allora, tre indizi da analizzare. Qua era fattissimo il tipo. Graham Michael. Ora il cesso 18:24. Madonna, c'ho gli occhi rossissimi. Era tipo fattissimo, ragazzi, mi sa, Contusione grave, segni di strangolamento, causa del decesso asfissia. Oh, porca vacca, l'ha asfissiato. E qua? Arresto cardiaco. L'attacco cardiaco non è la causa della morte perché non c'è nessun segno di attacco cardiaco. Per cui ricostruiamo quello che è successo. Vediamo un po'. L'androide l'ha strangolato, ragazzi, La vittima è stata strangolata. E questo l'avevamo già capito, insomma. È stata strangolata dall'androide. Ma poi che è successo all'androide? Perché è morto? Non ha avuto un attacco di cuore. No. L'hanno strangolato. Eh già, guarda, segni che ha sul collo. Ho visto l'ecchimosi sul collo. Infatti. Anche se non dimostra niente. Un gioco finito male. Sì, ma... C'è qualcosa che ci sfugge. Eh già, che cos'è che ci sfugge? Puoi leggere la memoria dell'androide? Potrei farlo. Per capire che è successo. Credo di sì. Vediamo. Posso provare? Vediamo, raga.
connetti e vediamo un po' cosa possiamo fare. Riattivazione richiesta. Ah, niente. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Ok, sblocco. Pensi di farcela? Penso di sì. È messa molto male. Vediamo, se riesco sarà solo per un minuto, o forse meno. Vabbè, almeno... Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Oh, Gesù. Ricolleghiamo. Vediamo se riusciamo a riattivare sta... Dio! Calma! Che c'è? Cos'è successo? Calma. Calmati. È tutto a posto. Vogliamo sapere che è successo. Ma è... È morto. Sì, fatti. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. E poi? Ancora. E ancora. Assassino. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri da sola. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. Chi? Il modello era l'altro androide. Assomigliava a te. Dimmelo. Cavolo. C'era un altro androide. Sì, ce n'era un altro. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Davvero? Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Madonna. Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Non lo so, magari lo troviamo magari un altro modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Ok, ragazzi, sarà un casino. Cerca l'androide testimone. Io non so se questi parleranno, sinceramente. Conoscevi parlando la vittima? Ok, raga, mi ha appena salvato la partita. Allora, io direi che come sempre, come ho fatto già la volta dell'omicidio, per lasciare la suspense, vi prenderemo la prossima volta da qui. Speriamo in bene. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ubdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!